Ritorna dopo 57 anni il derby tra Fossombrone e Fano, tanto pubblico e ultra schiacciosi da una parte e dall'altra. Fossombrone senza bio squalificato e con qualche giocatore acciaccato. Alma Juventus che deve fare i conti con un'estate tribolata. 4-3-3 per il Fossombrone con attaccanti esterni pronti a dare una mano in copertura. 3-5-2 per i Granata di mister Scorsini. Fossombrone che senza timori reverenziali parte subito all'arrembaggio ma senza creare problemi all'estremo difensore fanese Guerrieri. Bel Fossombrone comunque. Scorsini chiede ai suoi di avanzare il baricentro e al 28esimo il 18enne Mancini, beato lui, che da calcio d'angolo manda di testa sopra la traversa. Al 38esimo il talentuoso numero 8 del Fano, Gonzales, trova il passaggio giusto sulla destra, cross e viene fermato con un braccio, rigore. Dal dischetto ancora Gonzales, insacca il pallone dove Amici non ci può arrivare. La reazione del Fosso si vede al 42esimo con un bel tiro di Battisti, tiro bello ma non impossibile. Tantissimi cambi poi nella ripresa, primo tempo terminato quindi con Fano in vantaggio per 1-0, diciamo tantissimi cambi nella ripresa, alla fine saranno 5 per parte e si deve arrivare al 33esimo. Prima i portieri sono stati relativamente tranquilli, dicevamo al 33esimo, quando Gonzales, sempre lui, mette in rete direttamente da calcio d'angolo, almeno così è sembrato e tutti sembra essere d'accordo. Poi in ogni caso anche se ci fosse stata una deviazione sarebbe stata forse non influente. Comunque il Fossombrone non si arrende, al 45esimo un tiro cross di Pandolfi colpisce la parte superiore della traversa. Al 49esimo fallo in area e rigore per il Fosso, ma che non è giornata per i padroni di casa, la fa vedere Guerrieri che para il tiro angolato e anche da angolato di Germinali. Finisce 2-0 per l'Alma Juventus con i giocatori che ringraziano i loro tifosi e con il Fossombrone comunque che esce a testa alta da questa partita. Fossombrone 0, Alma Juventus Fano 2. Mister, ho visto che lei ha richiamato più volte i suoi andate avanti. Sapevo benissimo di affrontare una squadra in salute come Fossombrone, che ha dei calciatori importanti per questa categoria, e avevo chiesto ai miei ragazzi una partita di sacrificio in un certo momento e poi di giocare chiaramente su alcune situazioni che avevamo lavorato in settimana. Nel secondo tempo tutto ciò ci è riuscito meglio. Nel primo tempo il Fossombrone ci ha aggredito subito, noi facevamo fatica a stazionare nella loro metà campo e abbiamo fatto fatica a creare quelle occasioni importanti che poi il secondo tempo abbiamo creato per merito soprattutto degli avversari. Io penso che in questo momento andare a festeggiare sotto la nostra curva, andare a festeggiare sotto i nostri tifosi e aver creato un entusiasmo tale, permettetemi, me lo voglio godere, perché io insieme ai dirigenti e tutta la città e la sua abbiamo sofferto tanto e penso che questa partenza di campionato lo dedico a tutta la città e alla mia società. È stata una partita combattuta, io penso che alla fine un po' il risultato sia un po' bugiardo, nel senso che ho poco da rimproverare i ragazzi, abbiamo fatto bene non solo i primi 30 minuti ma credo che più o meno tutta la partita siamo stati a livello di possesso palla sicuramente insomma a livelli alti, non abbiamo costruito tantissimo, però anche è vero che insomma alla prima dire situazione penso che sia troppo, nel senso la prima volta che hanno superato la metà campo c'è stato l'episodio del rigore, quindi in maniera fortuita, chiaramente lì poi ha condizionato tutta la partita, però noi abbiamo fatto penso un'ottima gara, magari dovevamo avere ancora più incisività, però i ragazzi più di questo si fa fatica a chiedergli, perché comunque poi ripeto l'episodio del rigore ha condizionato un po' tutto, il Fano chiaramente ha giocato la partita che voleva giocare e quindi si è messo nei giusti binari, poi compreso il rigore comunque abbiamo sbagliato e poteva rendere almeno il risultato meno pesante, però come prestazione non credo che ci sia stato questo divario. Da questo punto di vista ecco, il rammarico è quello di non aver magari cercato di con più incisività la rete,
però ho poco da rimproverare perché dai, non, credo che non abbiamo concesso poco. È chiaro che alla fine magari in qualche contropiede l'abbiamo concesso, però nell'arco dei 90 minuti insomma la squadra ha cercato sempre di spingere, di fare la partita e di provare a vincerla.